Oggi vi voglio parlare di che cosa è per me la creatività e di come giorno dopo giorno io la cerchi. Forse può aiutarvi a cercare la vostra, ma prima di iniziare abbiamo bisogno di un po' di contesto. Considerando che di lavoro creo foto e video per i miei clienti, spesso il lavoro va ad assopire la mia creatività. Pertanto, per riuscire sempre meglio in ciò che faccio, ho bisogno di far prendere aria la mente. E come faccio? Banalmente, cerco ciò che mi piace. Cammino in mezzo alle persone, cerco la bellezza nell'architettura e vado alle mostre. A Torino ne ho visitata una davvero ispirante e questo mi ha permesso di realizzare quel giorno delle immagini che mi soddisfano. E penso che non sia un caso che quel giorno ho realizzato questi scatti. Stessa cosa mi è capitata qualche settimana dopo andando alla mostra di Salgado a Milano. Anche quel giorno il risultato è stato incredibile da vedere per me. Quindi, riguardando queste due giornate, posso affermare con sicurezza che queste due bellissime mostre hanno riacceso un po' quella fiammella di creatività che un po' si era assopita dentro di me. Io faccio comunque un lavoro creativo, produco foto e video, di conseguenza il mio lavoro è creatività. Però molto spesso le richieste dei clienti, eccetera, fanno sì che io entri in una routine nella quale la creatività purtroppo non riesce ad uscire e ogni tanto ho bisogno di ridare energia alla mia creatività. Un'altra cosa che sicuramente fa molto bene alla mia creatività è la vita all'aria aperta. Sciare, camminare, stupirsi davanti alle bellezze della natura, sono tutte cose che accendono dentro di me la voglia di raccontare ciò che ho intorno. E ogni volta cerco di raccontare queste cose in maniera differente rispetto alla volta precedente. Questo per far sì che riesca ad immaginarmi cose diverse di volta in volta e raccontare in modo diverso cose molto simili tra loro. Questo è un bel esercizio per allenare la propria creatività. E per far questo bisogna conoscere anche tanti stili. Io ultimamente mi sto avvicinando molto allo stile bianco e nero, nonostante io sia una persona che ami tantissimo i colori. I colori nella fotografia per me sono tanto, però devo dire che il bianco e nero scelto in determinati modi mi vada a cambiare totalmente la fotografia rispetto a come l'ho realizzata fino ad oggi. Nel senso che mi permette di focalizzarmi di più sul soggetto, di eliminare tutti quegli elementi di disturbo che molto spesso creano i colori. I colori spesso sono un elemento di disturbo, proprio perché attirano l'attenzione dell'occhio non più sul soggetto, ma su quel colore. Sicuramente per riuscire a capire quale tipo di stile più si avvicina al tuo stile, è molto importante leggere tantissimi libri, prendere dei riferimenti. Nel mio caso parlo di libri di fotografia perché è quello il tipo di arte che mi interessa. Se fossi un musicista ascolterei tanta musica, nonostante io lo faccia comunque. Se fossi un pittore guarderei i dipinti di altri pittori. Tutte queste cose servono sempre a far sì che la tua mente riceva informazioni che possono essere utili in un qualsiasi momento. Per parlarvi di questo vi voglio parlare di un'immagine che ho realizzato nella metropolitana di Milano, un'immagine che per me rappresenta la solitudine in mezzo alle persone. Io quel giorno non avevo idea di che cosa sarei andato a scattare. Scendo le scale della metropolitana, mi vedo davanti questo vagone fermo e vedo questo vetro. Attraverso questo finestrino ho visto una moltitudine di persone tutte schiacciate, una vicino all'altra, ognuno impegnato a impegnarsi in quel momento per estraniarsi un po' da quella situazione che immagino per me è una situazione soffocante, quindi per qualcuno di loro potrebbe esserlo stata. In mezzo a questa moltitudine chi noto? Noto questo ragazzo, l'unico illuminato tra l'altro, ed è l'unico che si accorge di me, si accorge della mia presenza, mi sta guardando. E questa fotografia a me racconta qualcosa. Nel momento in cui la edito, sto guardando, mi rendo conto che è una fotografia molto simile a una fotografia che ho già visto in passato. La riesco a collegare nella mia testa molto a una fotografia di Bruce Davison, un fotografo di Magnum che a me piace moltissimo, il quale negli anni 80 ha realizzato un progetto fotografico chiamato Subway.
ambientato nella metropolitana di New York. Lui nella sua vita lavorativa ha sempre raccontato un po' queste subculture dell'America e in questo suo progetto fotografico ha voluto raccontare la vita che sta intorno alle metropolitane di New York. C'è questa foto che nella mia testa è ben chiara, cioè ci vedo delle similitudini, il tipo di inquadratura è la stessa, frontale, persone attraverso i vetri, questa luce poco chiara, questa luce scura, no? Nel punto centrale dell'immagine con intorno tutto un po' sfocato. Io questa immagine l'ho assorbita nella mia mente e nel momento in cui ho visto questa cosa, l'ho tirata fuori dal mio subconscio. È per questo che dico è importante conoscere le opere di altri artisti, perché nel momento in cui ci troviamo in una determinata situazione, lo possiamo pescare da uno di questi cassetti e tirarla fuori. In ultimo, ma non per importanza, vi voglio parlare di un libro che sto leggendo in quest'ultimo periodo. Si chiama L'atto creativo di Rick Rubin. Rick Rubin chi è? È un produttore musicale statunitense che ha lavorato con artisti internazionali incredibili, Red Hot Chili Pepper, gli AC/DC, Linkin Park, i Public Enemy, Eminem. Negli anni lui che cosa ha fatto? Ha osservato il processo creativo di questi grandi artisti e ha cercato di trovare delle similitudini di lavoro tra l'uno e l'altro artista. Tutte queste sue osservazioni le ha raccolte in un libro che ha chiamato per l'appunto L'atto creativo. È composto da capitoli molto brevi. Ogni capitolo è una piccola perla, un piccolo suggerimento. E lui ha scritto diverse cose, una che mi è rimasta molto impressa è questa. Lui sostiene che l'arte deve nascere, deve uscire. E nel momento in cui quell'opera è pronta ad uscire, deve trovare un artista che la fa uscire. Questo artista non è altro che il mezzo per far sì che quest'arte possa arrivare a tutti noi. E l'atto creativo è il mezzo attraverso il quale l'artista riesce a far uscire quel tipo di arte. Quindi, se è il momento di far uscire qualcosa, bisogna farlo. Se si sente un'ispirazione, bisogna andare, bisogna seguirla quell'ispirazione e provare a produrre qualcosa. Sono convinto che la creatività sia quella cosa che nel mondo di oggi ci rende sempre più umani e lontani da tutto quello che può essere questo mondo delle intelligenze artificiali, di questi sistemi che cercano di aumentare la produttività, ma abbattere un po' quello che è l'umanità. Io penso che l'atto creativo sia ciò che più ci rende umani. Spero che questo video possa esservi stato utile, che queste mie osservazioni fatte in questi ultimi periodi possano essere utili anche ad altri. Per me è molto importante rendermi conto di quello che c'è dietro a un processo creativo, che cosa mi ha portato a realizzare quella determinata immagine e perché sono arrivato a farla. Sapendo anche che cos'è che nutre la mia creatività, la vado a ricercare e cerco di creare quelle condizioni che ho vissuto nel momento in cui ho fatto delle cose di cui vado fiero. Di conseguenza voglio provare a ricreare quelle condizioni per riviverle. Spero che questo mio punto di vista possa essere d'aiuto a qualcuno di voi. Ricordatevi di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie per essere arrivati fino a qua.